presenti qua in sala da noi, che consiglio ti senti di dargli? Consiglio per evitare quanto è successo a nessuno, perché non ne ho, avessi avuto un consiglio l'avrei data a mia sorella, quindi non c'è un modo in cui io possa essere d'aiuto o possa raccontare magari un episodio in cui io ho almeno intuito che qualcosa potesse succedere, ma non ho fatto nulla perché. Anch'io non ho visto niente, non ho capito niente prima che succedesse. Io credo che se i consigli che ho sempre dato a mia sorella sono stati quelli di pensare più a se stessa, persone molto sensibili come Giulia, raramente hanno messo in primo piano se stesse, hanno sempre messo in primo piano gli altri. Quindi magari lei prima ha messo in primo piano il figlio, che è comprensibile, questo poi appartiene all'essere una mamma più che essere una donna, e poi magari spesso ha messo in primo piano i bisogni economici della persona che aveva a fianco, poi i bisogni di famiglia della persona che aveva a fianco, infine c'è sempre stato un pensiero rivolto a quello che lei veramente voleva, fino agli ultimi istanti in cui ha cercato di sovvertire la situazione, ma è stata uccisa. Credo che noi donne dovremmo essere un po' più egoiste, che non è un buon messaggio da lanciare, però vedo tantissime persone che restano legate a delle storie, anche dolorose, anche storie in cui non crescono né emotivamente né lavorativamente, solo per paura che la persona di fianco si faccia del male o perché magari ci ha minacciato o perché ci dice che senza di noi non può vivere. Questo è un tipo di aggressione passiva, a mio avviso. Chiunque cerchi di tenerci, anche con le catene, in una relazione, con catene verbali e non catene fisiche, ci sta mentalmente opprimendo. Ed è un genere di pensiero cioè, da cui dobbiamo scappare. Io conosco veramente cos'è l'amore e credo che sia l'amore e libertà. Io credo, vedo l'amore sotto tantissimi punti di vista, ma ce n'è una che le accomuna a tutti, è rendere l'altra persona libera di esprimersi, di lavorare, di crescere, anche libertà di andare via e poi di tornare, ma anche la stessa libertà di potersi chiedere, questa è veramente una storia in cui sto crescendo, possiamo prenderci un attimo di distanza per ragionare sulla mia vita, questa storia mi sta realmente facendo del bene. Io ho un esempio tangibile della libertà che vedo nel mio compagno, nella libertà che vedo nella mia famiglia, che non mi ha tenuto con le catene a casa perché abbiamo perso una figlia, ma mi ha lasciato, così devo dire, rientrare in Israele per lavorare, quindi se mia sorella si fosse sentita più libera e se avesse pensato di più a se stessa, noi oggi staremmo parlando d'altro. Quindi io consiglio solo questo, di mettersi in primo piano e di laddove pensate che qualcosa vi stia troncando, non so, che vi stia tappando le ali o vi stia togliendo la libertà sotto qualsiasi forma, è il momento di fermarsi e riflettere se da questa situazione bisogna uscirne. E ovviamente non abbiate paura di chiedere aiuto, soprattutto in primis ai familiari, mai pensare che le persone che fanno parte della vostra famiglia vi giudicheranno, non possono capire, nessuno vi può capire più di una sorella o di una mamma e nessuno vi giudicherà mai per una relazione complicata, per un compagno che sbaglia. E nel parlare che capirete cosa è normale e cosa invece non è normale e deve essere riferito e deve essere cambiato e bisogna trovare una soluzione. Questo è quello che posso dire. Grazie.